Sindaco, cosa si sente di dire oggi ai cittadini di Pescara? Che Pescara non si è mai rassegnata a questo scandalo e finalmente è riuscito a liberarsene, nel senso che quello che era il fortino della malavita, così conosciuto in tutta Italia, oggi trova la sua fine, perché questi lavori comporteranno la demolizione totale dell'edificio. È un risultato incredibile, penso che fosse anche impensabile fino a 2 anni fa, quando con Marsilio Sospiri e gli altri amici siamo venuti in una condizione infernale. Il giorno X è arrivato, da oggi cominciano le operazioni di demolizione del ferro di cavallo a Pescara, l'allestimento del cantiere, a maggio le ruspe, ma il cronoprogramma potrebbe essere anche anticipato. Giù la struttura che è stata trasformata da alcuni malviventi in un vero e proprio fortino della criminalità. Solo qualche giorno fa i carabinieri del comando provinciale di Pescara ne hanno arrestati 20 con l'accusa di associazione di stampo mafioso mai contestata fino ad ora a clan locali. Al posto del ferro di cavallo saranno realizzate 2 palazzine con 56 appartamenti in 1 anno e mezzo. Che cosa mi sento di dire? Intanto pensare a quelle 78 famiglie che vivevano qui praticamente prigioniere dei delinquenti che occupavano abusivamente gli alloggi, perché noi abbiamo risistemato 78 famiglie che avevano diritto all'alloggio e poi 30 sfratti di coloro che non avevano titolo, non avevano diritto, che occupavano abusivamente gli alloggi, che li utilizzavano per delinquere. È stata un'altra grandissima operazione che credo passerà la storia. A rafforzare ancora di più le parole del sindaco Masci, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Questo era il cancro peggiore, il bubbone principale della realtà di Pescara, e noi andiamo avanti con determinazione in un'opera che pochi credevano sarebbe stato possibile fare. Noi lo abbiamo fatto anche con le nuove leggi che abbiamo approvato in Consiglio regionale, che permettono più facilmente al Comune di cacciare i non aventi diritto, i non aventi titolo, e di cacciare i delinquenti da queste case. È quello che è accaduto. Intanto il presidente dell'Ater Mario Lattanzio illustra il cronoprogramma dell'intervento. Ci saranno delle fasi propedeutiche per la demolizione vera e propria, che avverrà intorno a maggio. Il contratto è di 120 giorni, quindi entro agosto dovrebbe essere tutto terminato. L'importo complessivo dei lavori è circa 1,5 milioni. Quindi siamo contenti perché siamo arrivati all'epilogo di questa storia. Non solo il ferro di cavallo, il presidente del Consiglio regionale Sospiri parla ad ampio raggio della zona. Io lo considero, insieme con Via Lago di Borgiano, con il Pendolo, con il Parco della Speranza, con la nuova piazza, che verrà l'inizio di una riqualificazione complessiva di questo quartiere di Pescara, che deve tornare alla piena fruibilità in tutti i suoi spazi.